Carissimi amici della Vergine, buon pomeriggio. Allora, vediamo questa settimana dall'11 al 17 settembre 2023 cosa porterà a voi, quali sono le novità e quali sono gli eventi che possono accadere. In più vi ricordo che se avete voglia e piacere di iscrivervi al canale potete tranquillamente farlo spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete bisogno di ulteriori informazioni trovate il mio numero di telefono nella voce descrizione sotto al video. E poi abbiamo formato un gruppo percorso evolutivo solo ed esclusivamente per chi è interessato e vuole ricevere delle informazioni, mi può tranquillamente contattare, almeno vi informo di che cosa si tratta. Solo a chi è interessato. Detto questo, no, c'era un'altra cosa che volevo dirvi. Ah sì, chiaramente chi entra in questo gruppo è gratuito. Ok, è giusto che lo sappiate. Andiamo a vedere per il segno della Vergine dall'11 al 17 settembre 2023. Quali sono le novità? Dall'11 al 17 settembre 2023 per il segno della Vergine, quali sono le novità? Cosa la Vergine deve sapere di questa settimana? Volete una vittoria, e in questo caso si può parlare o di coppia o di lavoro, volete una vittoria su una determinata situazione, eventualmente di coppia. Vi sentite bloccati e qualcuno di voi o voi o dall'altro lato va verso comunque una chiusura. La vittoria potrebbe anche proprio essere questa chiusura. Il cercare di risolvere determinate problematiche, il cercare di risolverle in che modo? Comunicando, parlando, cercando proprio di migliorare la situazione, perché per alcuni di voi credete che la chiusura netta di una determinata situazione sia alla base di tutto e sia la miglior cosa per tutti quanti. Chiaramente volete che dall'altro lato ci sia una collaborazione, il capire come risolvere questa determinata situazione che vivete, in qualsiasi senso. Allora, andiamo a vedere questo 5 di coppe per il segno della Vergine, dall'11 al 17 settembre 2023, quale altra informazione vuole darci? È una vittoria che avrete, vi dico subito, potrebbe essere a livello lavorativo, è soltanto che c'è gente che sembrerebbe mettersi in mezzo, c'è gente che sta rompendo, e quindi perché voi volete la vittoria? Perché volete che determinate situazioni vengano a galla, ma verranno a galla determinate situazioni per portare chiaramente maggiore chiarezza, magari non ci si mette d'accordo, però determinate situazioni verranno a galla. Ecco perché forse si arriva alla chiusura, ma adesso andiamo a vedere. 10 di denari rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno della Vergine dall'11 al 17 settembre 2023? Agire in modo furbesco portando pazienza. Perché? Perché c'è qualcuno, ripeto, voi o l'altra persona, che vuole far finire una determinata situazione
E quindi si agisce nel modo furbesco, facendo finta di tendere la mano, portando comunque pazienza nei confronti di quel qualcuno che si è messo in mezzo a una determinata situazione e che in un certo qual modo vi sta bloccando. Vediamo questo 8 di denari, che potreste essere voi o la persona di vostro interesse. 8 di denari, quale informazione vuole dare al segno della Vergine dall'11 al 17 settembre 2023? Qui possono emergere delle novità, sono novità e si possono presentare delle difficoltà, probabilmente anche per questo modo di agire. Sono delle novità che in realtà non vi piaceranno assolutamente, perché possono portare a delle difficoltà a livello sentimentale. Se c'è qualcuno che si intromette e si mette in mezzo in un rapporto di coppia, certo che possono portare a delle notizie spiacevoli o a delle difficoltà nell'ambito sentimentale che vanno, ripeto, a bloccare una determinata situazione che deve essere conclusa, deve essere definita, determinata, si deve chiudere un qualcosa. Asso di spade rovesciato, quale altra informazione per il segno della Vergine dall'11 al 17 settembre 2023? Questa situazione vi blocca a livello sentimentale all'avere determinate gratificazioni proprio perché è come se non ci si mettesse d'accordo su qualcosa o non si trovasse un punto di incontro proprio nella coppia. Qui vi parlo proprio di coppia, ragazzi miei. 3 di bastoni rovesciato, 3 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno della Vergine dall'11 al 17 settembre 2023? Qualcuno si potrebbe anche allontanare. Qualcuno si potrebbe allontanare per delle discussioni che possono presentarsi, per appunto, come vi ho detto, delle difficoltà nel campo sentimentale. Sì, è proprio allontanare, è proprio il dover chiudere indipendentemente da questo blocco emotivo, è proprio perché sembrerebbe non si riesca a risolvere determinate problematiche. E infatti si va comunque verso una chiusura. Qualcuno può scoprire un inganno che può portare appunto a un litigio, qualcuno potrebbe provare tanta gelosia che mette a rischio comunque un determinato rapporto, cose magari successe in un passato, recente passato, dove emergono e vengono a galla. Superatele queste difficoltà, superatele assolutamente queste difficoltà, nonostante la vostra delusione, nonostante l'inganno, cercate di andare avanti nella maniera più possibile, più positiva possibile, nonostante, ripeto, la delusione, anche per voi della anche perché, scusatemi, per voi della Vergine, ci sono comunque delle notizie che possono arrivare. Andiamo a vedere come si concluderà questa settimana per il segno della Vergine dall'11 al 17 settembre 2023. Come si concluderà questa settimana? Attenzione al cambiamento negativo, la chiusura ci deve essere. Se non sarà comunque questa settimana, può essere successivamente, però l'allontanamento, le difficoltà a livello sentimentale portano a un cambio negativo, portano ad avere delle problematiche. Per qualcuno di voi potrebbe essere una separazione dove ci sono delle problematiche burocratiche, legali. Ma non vi preoccupate perché non tutto viene così a caso, anche se si presentano determinate X situazioni, X problematiche, ricordatevi che vi portano verso una fortuna a realizzare comunque quello che volete, ok?
sì, a livello anche sentimentale, una stabilità, un equilibrio, un qualcosa di bello, di positivo, a livello sentimentale. A livello sentimentale ti porterà a realizzare comunque sia, qualcosa. Probabilmente è una fase che dovete passare, dovete superare, potrebbe anche essere semplicemente una prova di vita per vedere se determinate cose le avete capite o no, per vedere anche se i comportamenti sono sempre gli stessi o meno, oppure semplicemente perché si deve chiudere un qualcosa per andare verso la realizzazione, ripeto, di quello che avete in mente o di quello che volete realizzare, anche magari un vostro sogno, un vostro desiderio. Questo è quanto, carissimi amici della Vergine. Io vi ringrazio. Noi ci sentiamo alla prossima. Vi auguro una buona giornata.